anche quest'anno, in un crepitio di fiamme sempre più crescente, lacrime di luce si sono elevate al cielo a mo' di preghiera, naturale epilogo dell'andocciata di Agnone. Ciao amici di Molise Web TV, oggi sono tornato ad Agnone, sono tornato dopo un anno, sempre per la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, per rivedere l'andocciata. Di tradizioni in Molise ce ne sono tante e sono tutte belle, caratteristiche, uniche, tutte legate a quella che è stata la vita, ahimè, non tanto agiata dei nostri più vicini antenati. L'andocciata di Agnone si colloca tra queste e caratteristica particolare è un legame invisibile ma forte, indissolubile, che lega le generazioni presenti sul palcoscenico della manifestazione. Vede protagonisti, attori di tutte le età, bambini che si può dire quasi non camminino già con la loro andoccia. È il fuoco il legante di tutto ciò, il fuoco che dà calore e regala luce, elemento che ha permesso all'uomo, una volta conosciuto e domato, di arrivare al grado di conoscenza in cui siamo oggi. Il fuoco allora non già come nemico terribile da cui guardarsi, ma elemento amico da cui saper trarre innumerevoli vantaggi. Ad Agnone allora si è respirata un'aria piena di emozione e gioia, il corso invase da mille e mille turisti qui giunti da ogni dove, rapiti ed entusiasti di uno spettacolo unico che nel tempo ha saputo rapire il cuore di tutti. Il crepitio delle ginestre intrecciate, inserite nei rami di abete a formare queste fiaccole, l'odore del fumo che ha avvolto il corteo hanno regalato ai presenti al loro passaggio un'indicibile e unica emozione.
calore e la luce hanno riportato indietro tutti nel tempo, quando era la luce che le indocce regalavano ai contadini la notte di Natale, quando scendevano dai monti in paese per la messa, annunciando così la lieta novella, hanno scritto e impresso nel cuore di tutti una pacatezza e una gioia unica, indissolubile. Hanno trovato per Agnone nei loro cuori un posto particolare, unico, tra i luoghi cari e unici da ricordare. L'andocciata così trasforma e fa ritornare tutti indietro nel tempo e nei pensieri, indietro nella voglia di essere sempre bambini, vuoti di invidia ma pieni di amore. Amore trovato qui in profusione, tutti dialogavano tra loro fraternizzandosi e dandosi atto della loro fortuna di trovarsi lì ad Agnone, ad assistere a questo spettacolo unico. Pur non conoscendosi, si era tutti una famiglia. Sì, questo è il segreto dell'andocciata, si diventa un'unica famiglia che vede con la luce delle indocce, si riscalda con il loro calore e quella forza invisibile che si sprigiona e fiume che travolge, colonna immane di calore e luce che eleva e rende tutti più liberi e felici. Agnone allora, anche quest'anno ha scritto nel silenzio dei cuori una pagina di storia con umiltà e senso di pienezza. Con l'aria frizzante dei monti a far da comparsa e spalla a questo spettacolo, con il crepitio delle indocce che si stagliavano in un cielo limpido, terzo, ho lasciato Agnone, consapevole allora che là dove c'è amore per la vita, per le cose semplici e vere, là c'è vita serena. Sperando come al solito di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.